Non sento niente. Abbiamo già precisato, ci senti? Sì, comunque cerca di essere un po' sintetico nella domanda. Cioè sì, così. Ma se non vi sento. Quindi così abbiamo tutto aperto, non è ci che senti? Posso far di più. Prima sentivo bene, ma adesso sono i microfoni vostri che probabilmente, perché ho la radio anche messa bene. Comunque, la tua radio. Comunque adesso poi concludo, vabbè, se sì, non sì, rubo sì. Il tempo. Ascolta, praticamente il contesto, questa concezione che avete, che dal punto di vista di un'analisi storica non ha molto significato, perché non, il cristianesimo non nasce compiuto e formato come un organismo vivente. Il cristianesimo nasce, ma poi diciamo evolve, ha un'evoluzione, e il cristianesimo, quando appaiono diciamo le prime correnti cristiane, il primo cristianesimo non era ancora ben formato e ben definito. Sì, è come la spazzatura che si accumula e poi fermenta e diventa nociva in tanta voglio larga. Dire, c'erano certe correnti del cristianesimo, o dette anche eresie, ma successivamente ecco proclamate eresie, che si confondevano, che prendevano molto, attingevano molto dai riti pagani, eccetera, come per esempio il montanismo, un'eresia che è scomparsa nel V secolo circa. Sì, ma c'è stato tantissime eresie, credo, ecco, che c'è solo il nome. Il montanismo in modo particolare recuperava proprio anche certi riti pagani, e come anche dei riti orgiastici, e che pensavano potessero metterli in comunicazione con il Dio stesso. E quindi nei primi secoli le cose non erano ancora definite. Lo stesso, per esempio, voi ogni tanto parlate di, cioè supponete che ci sia una contrapposizione, no, tra il rigorismo cristiano e un lassismo pagano, no? Nel senso no, che il paganesimo non è mai lassismo, il paganesimo è paganesimo, cioè non è né più né meno, ma è paganesimo e basta. Sì, ma è diversa dall'etica cristiana, l'etica pagana. Ma certo, ci mancherebbe altro. Ecco, però per esempio, diciamo che nei primi secoli dell'era volgale non era tanto facile distinguere tra etica cristiana e etica pagana. In parte sì e in parte no. Ecco, in parte sì e in parte no. Cioè, non era possibile distinguere dall'impero, dal comando sociale, ma era distinguibile dal punto di vista dei contadini. Sì, comunque la distinzione fra monoteismo e politeismo c'è sempre stata ed è sempre esistita. Il politeismo era la vita, il monoteismo è stata la corruzione della vita, chiaramente, cioè è una degenerazione. Ma non so se sia... Poi non è proprio vero quello che dici tu, perché non è vero che il cristianesimo ha un'evoluzione. Il cristianesimo non ha nessuna evoluzione, è prodotto dalla parola immutabile del Dio, dalla verità assoluta cui tutto. Ma no, ma non è prodotto dalla verità del Dio, ma ci sono. No, cioè, vuoi mettere in discussione la parola divina? Ma no, ma questo è un discorso che è filosofico, dal punto di vista storico non ha senso, perché sì, è così. Non è comparso una volta il Vangelo, prima di avere la sua redazione definitiva, sono passati 100 anni, esatto, ne hanno rifiutati alcuni, ne hanno rimessi altri, sì. Non è proprio così come è dici. Stata, cioè, è stata una guerra per spulciare tutto quello che poteva riportare all'oggettività della vita. Sì, lo so, ma stati scelti i Vangeli giusti per mettere in ginocchio. Ti faccio un esempio. Io, ad esempio, consiglio un libro particolare, si chiama La Luna Nera. Il potere della donna. La Luna Nera, quella lì. Ma, la so anch'io, La Luna Nera, quella lì dello spettacolo su Rai 1. No, è un libro, te lo consiglio. Si chiama La Luna Nera. Ma il potere della donna è la simbologia del ciclo femminile. Utah Voss, edizioni Red. Lui, addirittura, questa autrice dimostra che alcune parabole che noi consideriamo così neutre come il figlio prodigo sono un attacco al paganesimo, perché dice alla fine che il figlio prodigo alla fine arrivò da ebreo, che era impossibile, a fare il sorvegliante dei porci. Benissimo, non sappiamo benissimo che i maiali erano la simbologia femminile, era una simbologia della grande dea, e addirittura loro abbinano qualcosa di negativo, cioè la distruzione della sua vita, il suo fallimento, il fatto che sia arrivato a diventare guardiano dei porci, cosa che era inconcepibile per un ebreo che hanno la versione maiali. Cioè sono delle astuzie che proprio fanno capire quanto è stata la versione del monoteismo contro il politeismo. Sono stati studiati apposta nel corso dei secoli per mettere in ginocchio le persone. Cioè, anche le cose che sembrano più neutrali, più tranquille, son pericolose. Cioè, ce ne potremmo citare decine di questi casi. Sì, lo so, ma vedi.
No, comunque dai, arriva. Ho capito, no, ma il mio arriva, cioè, il nocciolo, dai, è un piano diverso, perché cioè, quando si non si possono maneggiare in modo arbitrario dei concetti, perché tu quando crei un concetto, no, automaticamente lo delimiti e mettendoci dentro le cose che vuoi tu, nel senso, quando tu parli di cristianesimo, no? Ti crei un concetto di cristianesimo delimitandolo, no, invece sono, storicamente non è così, perché il cristianesimo io sono d'accordo, ma anche il paganesimo è lo stesso. Sto parlando dal punto di vista. Io sono d'accordo con te. Cioè, anche tu dici paganesimo, automaticamente formi un concetto, e quel concetto ti deve rimandare a tutta una serie di nozioni, lo no? Riempio quel concetto, ma tu lo riempi delle cose che vuoi te, certo, e non delle cose che certo, e non di altre cose. Dico, se vuoi fare questo discorso, sarebbe corretto dal mio punto di vista che lo facessi prima a Wojtyla, a tutti i vescovi, a chi maneggia, ma no, lascia stare, questo non c'entra col cristianesimo. Wojtyla, cosa c'entra? E quello è cattolicesimo, è il mio antagonista, no? Cioè, ma cosa c'è? Non sta a tirarmi fuori Wojtyla con la confessione, con la religione. Una cosa è la confessione, il cattolicesimo, il protestantesimo, una cosa è la religione, perché la religione cristiana è stata interpretata in 20.000 modi, dai, cosa c'entra? No, mi tiri fuori il Papa, Dio caro. No, è stata camuffata. Camuffata per servire a ogni scopo, pur di dominare. Ma sì, ma non c'entra questa che è stata come camuffata? Come non c'entra? Scusa, come non c'entra? Dai, comunque è stato camuffato anche allora il paganesimo, è stato camuffato quando c'è stato Commodo che si è vestito da Ercole, che diceva di essere un dio. L'hanno fatto alcuni pagani, ma non tutti i pagani. Non è stato questo dogma. Scusa, c'è chi crede in altro. Ah, no, il Commodo lo pretendeva che fosse un dogma. No, ma non è mai esistito un dogma. Ma poi vedi, non è cioè il paganesimo non è solo storia, non è solo archeologia. Il paganesimo è vita quotidiana, cioè non è che il paganesimo sia vissuto nel 300 d.C., nel 400, nel 500 o 3000 anni fa. Il paganesimo è anche oggi. Soprattutto oggi. Perché è fondazione del futuro. Ma allora finire la domanda. Adesso comunque cerca di fare una domanda, che così possiamo parlare, fare intervenire anche agli ascoltatori. La domanda è questa: e secondo voi si possono anche chiamare padane quelle specie pagane quelle specie di credenze che molti definiscono superstiziose, e che poi sono modi in cui, diciamo, l'immaginario popolare, l'immaginario collettivo si costituisce, si può dire, da sempre, cioè forme cioè possono essere definite pagane in senso lato queste forme di superstizione, okay. Per esempio il fatto di individuare dei segni che rimandano a qualcos'altro. D'accordo. Per esempio, se sì. Adesso ti rispondiamo. Hai capito quello che sì, ti sì, dire? Sì, sì, sì. Cioè, per esempio, io vedo una cosa e automaticamente io penso che quella significa che mi dia una predestinazione, sì. Un segno. Hai capito come? Sì. Come quando vedo attraversarmi il gatto nero e penso che mi porti sfortuna. Spero che vedi. Ciao. Speriamo. Diamo pure una risposta a questo radioascoltatore. In effetti questi non sono pagani, sono estrapolazioni cristiane. Sono retaggi. Cioè nel senso è una sopravvenienza di qualcosa di cui si è perso l'origine, che col tempo è stata deformata, è stata modificata, cambiata, ha subito il condizionamento esterno, perché il problema più grosso di quello che tu puoi chiamare superstizione cos'è? La mancanza di riferimento al valore originale, cioè nel senso al modello. Di conseguenza, perdendo la caratteristica del modello, viene deformata, modificata nell'interpretazione, nel modo di agire, nel modo di fare, e questo qua impedisce di mantenere una chiarezza di cos'è. Di conseguenza si fanno delle cose senza saperle. Tanto per dire, se noi prendiamo certi comportamenti nostri, ad esempio, tu dici mi passa un gatto nero davanti alla macchina, va bene, c'è esempio un atto di scaramanzia, che è quello che si tocca i testicoli. Perché si tocca i testicoli? Perché era un antico simbolo scaramantico pagano che poi è stato deformato. Nessuno adesso lo fa più dicendo no perché era un rituale, perché è simbolo di forza. No, si viene fatto per meccanismi, cioè proprio per retaggio, per ricordarsi le cose, proprio perché le cose sono così. Difatti, qual è lo scopo del politeismo fondamentale? Quello di fare riemergere queste conoscenze, cioè di dire noi abbiamo certi comportamenti, certi modi di agire, proprio perché sono legati alle divinità. Il problema è che noi abbiamo dimenticato anche queste divinità, come si chiamano e come si manifestano e cosa sono.
Cioè, nel campo, ad esempio, della psicologia, ne ho parlato spesso, esistono delle correnti che sono poco conosciute in Italia, tra cui c'è James Silman, chiaramente fanno questo lavoro di ricerca, dicono com'è possibile comprendere la psiche delle persone, il comportamento delle persone, i modelli di agire. Cioè, le persone non agiscono per caso, agiscono sempre per un legame con qualcosa. Perché questo legame può diventare così, diciamo, forte, così paranoico, così ossessivo, così pericoloso in certi casi? Perché si è perso la misura della divinità. Cioè, la divinità ti dà un modello comportamentale e agendo all'interno di questo modello comportamentale riuscivi a utilizzare al meglio per la vita le cose. Perdendo questo modello comportamentale, perdendo la conoscenza anche del nome, noi non abbiamo più la possibilità di rifarsi a un qualcosa. Se qualcosa avviene, noi lo possiamo interpretare, come tu dicevi te, ai diavoli, ma non è così. Cioè, se avviene qualcosa è perché c'è un sentimento che si manifesta, un'influenza che si manifesta, che ci colpisce. Logicamente, essendo molte le divinità, sono diverse le forme con cui le divinità vengono a manifestarsi. Però se una cosa a me accade e non so il motivo, ne posso trarre paura. Allora, come sta nella lotta, diciamo, della psicologia politeista il recuperare la propria libertà e la propria conoscenza? Il cercare di ricollegarsi a queste divinità. Cosa succede? Noi abbiamo degli esempi nella mitologia dell'influenza che può essere anche negativa nelle divinità. Noi abbiamo ad esempio la maga Circe che ad esempio tramuta i seguaci di Ulisse in porci, perché c'è l'incapacità di capire della divinità che è di fianco. Invece noi abbiamo l'esempio di Ulisse che riscatta, che recupera le divinità dei propri esseri, le libera. E Ulisse stesso ne è schiavo di certi suoi comportamenti, però sa benissimo che c'è un modo di agire della divinità, che questa divinità non gli è contro, ma le deve agire al fianco, se la deve rendere benefica. E gli dèi non esistono perché devono essere pregati, devono essere venerati nella maniera cristiana monoteista del termine. Esistono, non ci danno degli insegnamenti di dogma, di fede, di devi fare questo o questo non devi fare. Sono lì, si ricordano che ci sono, ma perché sono lì? Perché si ricordano la nostra esistenza. Cioè, quando noi prima parlavamo degli alberi, gli alberi sono lì non perché è un fattore così, vabbè, di arredamento del verde pubblico o per avere un ambiente più bello, perché sono delle divinità che si dicono esistono delle forme di manifestazioni che sono diverse dalla tua. La tua vita, la vitalità della terra può esprimersi anche in questo. Logicamente cosa succede? Che noi dobbiamo cercare di convivere, cioè nel senso che noi non possiamo andare a vivere negli alberi perché gli alberi sono belli, abbiamo delle necessità. Di conseguenza l'uomo, pur sapendo che ad esempio esiste la divinità tipo la driade dell'albero, abbatte l'albero, però non uccide il bosco come facciamo adesso. Cioè, si dà una misura, sa che lui può uccidere una divinità, gli costa. Logicamente fa delle ricompense. Lui sa che ad esempio ha bisogno dell'acqua, creerà le fonti, cercherà di vivere con le fonti, non andrà a inquinarle. Cioè, nel senso, perché noi ad esempio proviamo un disagio quando ad esempio troviamo un albero abbattuto? Perché sappiamo che è un qualcosa di vivente che ci è stato tolto, cioè qualcosa che partecipa alla nostra esistenza. Il fatto che ce ne venga privata e non abbiamo la possibilità di intervenire e di poterlo utilizzare ci rende sofferenti, perché ad esempio c'è questa sensibilità contro l'inquinamento, contro la distruzione dell'ambiente, proprio perché ci rendiamo conto che non abbiamo nessuna capacità e possibilità di ricollegarci con questo ambiente, cioè di scusarci e di ristabilire le cose. Cioè, la stessa terra, Gea, per gli antichi era un organo vitale, un organo vivente creato per la vita. Infatti nella scienza abbiamo tipo l'ovelo che sostiene che la Gea, la terra, è un meccanismo per la vita delle persone, cioè che è regolato per la vita e cerca di autoregolarsi. Perché noi andiamo a distruggere? Perché abbiamo perso le capacità, a causa del monoteismo, di ricollegarci con questo. Di compenetrare Gea. Ecco, ricordiamo che chi vuole intervenire può sempre telefonare alla 049 700 700 e lasciamo a Claudio. Io volevo invece fare un'altra, riportare il discorso su un altro tipo di aspetto. Cioè, si dice, noi leggiamo il cristianesimo dal nostro punto di vista, no? Diamo una certa valenza e facciamo apparire come se fosse stato uno scontro in una data epoca, una guerra. In realtà noi sappiamo perfettamente che quello scontro è uno dei tanti scontri, ve ne furono tanti prima e ci sono state molte variabili dopo. Cioè, quasi tutte le eresie, per esempio, che c'è stato del cristianesimo, sono eresie che ci appartengono. Cioè, è il respiro di libertà che cercava di aprirsi dei varchi nei dogmi cristiani. Questo è il senso fondamentale dell'eresia. E per cui noi sappiamo benissimo che non è avvenuto tutto in un istante, che è avvenuto nell'arco di 700-800 anni, 1000 anni, che le cose sono riprodotte in modo estremamente articolato e così via. Però quello che a noi ci interessa è la contrapposizione fra la pulsione di vita con la pulsione di morte. Cioè,
il desiderio di sottomettere il senso del cristianesimo, quando diciamo è cristiano questo, significa che è una cosa che sottomette, cioè ormai l'uso del termine cristiano è sinonimo di sottomissione, e mentre invece pagano diventa sinonimo di libertà dell'individuo, di espansione dell'individuo nel circostante. Pertanto io so benissimo che nei cristiani ci sono molte relazioni dialettiche, si scontrano, si scannano, cioè io per esempio rivendico come patrimonio mio Wirkleft e Haus che fu bruciato per le tesi di Wirkleft, è una cosa che mi appartiene, perché appartiene al respiro della libertà. Dopo sono cristiani indubbiamente, cioè io non seguirei mai gli insegnamenti di Wirkleft e di Haus, perché in effetti sono cristiani, ma la forza di libertà in loro era talmente forte, talmente grande, che io non posso non considerarli parte del mio cammino, anche se sono dei cristiani. Per cui anche nel cristianesimo io individuo queste cose, come individuo tutta la ferocia di sottomissione che si è espressa continuamente, cioè è stata sistematica, non è stato beh qua non facciamo e la facciamo. Cioè ricordiamoci che se i paesi nordici sono figli della riforma protestante, l'Italia, la Spagna sono figli dell'Inquisizione. Cioè noi abbiamo ancora il sistema giuridico che è una derivazione del sistema giuridico dell'Inquisizione. Cioè non dimentichiamoci questo, che è durissimo. Però in Italia e la Spagna sono figli dell'Inquisizione. Vediamo la telefonata. Pronto? Ciao. Sono Mustafa. Ascoltami. Volevo chiedere come mai il paganesimo viene sconfitto da queste religioni che sappiamo che non sono altro che, come si dice, opium per la gente. Sì. Come mai il paganesimo viene sconfitto? La gente va verso religione. Verso il monoteismo? Sì, sì, monoteismo. Sì. Va bene. Ci ascolti per telefono o vuoi risposta subito? Cioè, ci ascolti per radio o ti rispondi? No, ascolto al telefono. Ok, niente, per noi è questo il problema. Prima di tutto l'essenza del paganesimo era stata sconfitta un po' alla volta, cioè prima dell'arrivo del monoteismo il paganesimo come religione era stata sconfitta dall'imperatore romano. Cioè l'imperatore romano, proclamandosi uomo Dio, ha cominciato a distruggere la forza del paganesimo. Quando è arrivato il monoteismo non ha fatto altro che dimostrare all'imperatore come fosse più comodo per lui, per gestire i suoi schiavi, diventare emanazione del Dio, cioè l'imperatore come emanazione del Dio, per mettere in ginocchio tutti gli esseri umani. Questo, e gli esseri umani sono stati convertiti a mo' di leggi, a mo' di taglio di mani, a mo' di taglio di teste, a mo' di immiserimento. Noi abbiamo tutta una serie di leggi per cui a un certo punto un pagano non ha diritto ad ereditare, non ha diritto ad aver soldi, non ha diritto a proprietà terriere, viene messo a morte finché verrà bruciato. Sì, il problema fondamentale, il problema è questo qua, che il paganesimo e il politeismo sono una religiosità, il monoteismo è una religione, cioè nel senso che richiede il monoteismo una struttura di gerarchia, di organizzazione, cosa che il paganesimo non ha mai avuto. Di conseguenza, riuscendo ad organizzarsi, ha la possibilità di intervenire e di combattere, proprio perché è più vincolato. Questo qua proprio viene fatto, però il paganesimo non è mai stato sconfitto, proprio perché, per citare un esempio, in Arabia Saudita, l'ho citato altre volte, ad esempio alla Mecca c'è la polizia saudita che impedisce ai fedeli di toccare la casa di Maometto, perché verrebbe considerato un discorso di paganesimo. Cioè, tutto questo qua proprio dimostra che, per quanto sia stato, diciamo, sconfitto apparentemente, il paganesimo non è sconfitto totalmente. Ha perso delle battaglie, ma non sta perdendo la guerra. È stato sconfitto socialmente e militarmente, ma non religiosamente. Cioè, come voi spiegate, paganesimo mi sembra più che sia una religione, una filosofia di vita. Anche? Sì, può essere tante non cose. Ascoltato qualche volta, sì. Non è come religione
cristiano, religione, e non è come Islam, non è come... Certo. Per questo dico, per esempio, paragonando su, dal punto di vista di quantità, no? Sì. Religiosi tutte, nel mondo sono molto di più rispetto ai pagani. Sì, sì. Almeno sì. Per questo dico, è sconfitto, come mai viene sconfitto così facilmente se... Non è stato sconfitto facilmente. Se vuoi lavorare ti fai religioso, o se tu non vuoi, se tu non ti fai religioso non lavori. Mi diceva mia figlia, per esempio, che nel 1614 circa i portoghesi tentarono di commercializzare col Giappone e vennero cacciati via i portoghesi vennero cacciati via dai giapponesi, che li preferivano commerciare con gli olandesi. Perché mentre gli olandesi si limitavano a commerciare, i portoghesi volevano portare il cristianesimo. Se i portoghesi fossero stati un po' più potenti, un po' più forti militarmente, avrebbero imposto ai giapponesi di diventare cattolici. Se i giapponesi volevano mangiare, si facevano cattolici. Se no, li avrebbero ammazzati o li avrebbero impoveriti, come hanno fatto con l'Angola e col Mozambico. Sì, c'è da considerare anche ad esempio un problema, ad esempio. Il paganesimo difficilmente può rinunciare a delle cose per pur di accettare il monoteismo. Io faccio un esempio: in Iran esisteva una minoranza di seguaci di Zarathustra, i parsi come vengono chiamati, sì. E questi avevano il problema, ad esempio, di convivere con la legge musulmana. Ad esempio, per i musulmani è un reato, ad esempio, distruggere il corpo, toccare il corpo. Per i parsi era obbligatorio che il loro corpo venissero esposti nelle torri nere e che gli avvoltoi mangiassero questi corpi. Sì. Logicamente questo crea un contrasto fondamentale con quanto riguarda la minoranza di tipo pagano e la maggioranza di tipo monoteista. Perché il pagano può dire, tu, va bene, vuoi che i tuoi corpi vengano rispettati, io non ho problema a riconoscerlo. Però il monoteista, avendo una visione più rigida, dice, io non posso permettere che tu faccia questo tipo di rituali. Noi ad esempio abbiamo il caso esempio del Pakistan, dove esiste una minoranza che sono appunto i Kalash. I Kalash ad esempio hanno sempre combattuto proprio contro, ad esempio, le presenze musulmane, però difatti i musulmani li chiamavano terra degli infedeli. Quando li hanno attaccati e ne hanno distrutto la maggioranza, li hanno chiamato Nuristan, terra della luce, proprio perché li avevano distrutti perché erano pagani. Cioè, i pagani possono lasciare i monoteisti vivere. I monoteisti hanno più problemi di questo tipo. Cioè, il fatto stesso, ad esempio, anche noi vediamo nell'Islam la cosiddetta pietra nera che viene venerata appunto alla Mecca. La pietra nera viene venerata, però cosa succede? Il problema? Dice, la pietra arrivata sulla terra era bianca, poi per il peccato degli uomini si è stata compromessa. Però ricordiamo che ad esempio anche a Roma c'era il lapis niger, che era la pietra nera che veniva venerata, però il fatto che fosse nera non veniva attribuita alle azioni degli uomini. Cioè, noi abbiamo ad esempio nel monoteismo, fatto di attualità, il Papa dice, non c'era più il diluvio. Perché? Mi ha telefonato Dio, mi ha detto che non farò più il diluvio. Cioè, queste cose non esistono. Però il politeismo può accettare che ci siano queste affermazioni che possono sembrare anche assurde. Il monoteismo non può permettere che esista il paganesimo. Cioè, il problema che hanno avuto tutte le minoranze pagane sono proprio questo, dire, io posso permettere a te di fare quello che vuoi se tu rispetti la mia vita, ma il monoteista non può dire, non posso permettere che tu faccia quello che vuoi, perché lo reputa in peccato, di conseguenza fa le guerre santi. Scusa, possiamo fare un esempio molto più semplice, no? Sei sempre in linea? Sì. C'è lo scontro fra abortisti e antiabortisti, no? Sì. Scontro in Italia, in America addirittura più forte, più violento. Cioè, quelli che dicono voglio l'aborto libero, dicono ognuno è libero di scegliere, d'accordo? Quelli che invece non vogliono l'aborto, sono contro l'aborto, dicono tu non devi abortire. Cioè, non dicono io non devo abortire. Allora, da un lato abbiamo chi dice lasciamo libertà alle persone di scegliere e lasciano libertà soggettiva. Dall'altro lato invece c'è chi dice no, tu devi fare quello che voglio io. Cioè, se fosse una fede vera, cioè se fosse effettivamente una fede naturale, non sarebbe bisogno di imporre.
sarebbe normale non imporre, perché la scelta sarebbe soggettiva. Invece, siccome sono scelte spesso innaturali, è necessario imporre con la violenza certi comportamenti. Questo fa il monoteismo, non può essere fatto dal paganesimo. Allora, cosa succede? Che il monoteismo ha un esercito e il paganesimo non ha mai avuto un esercito. Vedi, il problema è poi che il monoteismo sarà sconfitto, è questo qua, cioè che la vita è talmente dinamica che il monoteismo non potrà mai imbrigliarla. Ti faccio un esempio abbastanza anche stupido. In Arabia Saudita c'è, ad esempio, c'è il discorso per i ladri, il taglio della mano. Benissimo, adesso con le tecniche di microchirurgia possono essere attaccate le mani. Ci sono delle grosse discussioni a livello teologico per dire, possiamo permettere che dopo che il ladro venga tagliata la mano, gli ortopedici possono riattaccare? Cioè, questo, vedi, essendo una religione rigida, il monoteismo, sia il cristianesimo, sia l'ebraismo, sia l'islam, ha l'impossibilità di confrontarsi con la vita. Cioè, e difatti in Arabia Saudita fa, va bene, ai ladri tagliamo la mano, bene, e poi due ore dopo gli ortopedici li riattaccano. Non so se ha reso, cioè, il paganesimo questo problema non si pone. Mustafa, ti abbiamo soddisfatto o vuoi ancora? No, ho capito. Siccome io non credo a nessuna religione, sì? Per questo volevo sapere la necessità di credere a un Dio o a cinque dei, da dove viene? Perché dobbiamo credere per forza a una cosa che non c'è? Ho capito. Però poi, l'albero c'è? Sì, l'albero... Ha la mia stessa sostanza all'interno, no? Sì, c'è l'albero è una cosa... vita. Reale, che esiste, lo vediamo, lo sentiamo, sì. Quindi albero non è rappresentante di una, come dite voi, divinità. Però è una divinità in sé, cioè quello che noi diciamo... Sì, possiamo chiamarlo così. Ma non è che è venuto creato da un... Ma noi diciamo che non ci si può mettere in ginocchio davanti a nessuno, perché non esiste qualcuno da mettersi in ginocchio. Però le relazioni fra i viventi sono relazioni fra divini. Va bene, ci sentiamo dopo. D'accordo. Grazie, ciao. No, difatti, il nostro ascoltatore, esiste un esempio anche nell'Islam... Delle minoranze che proprio si rifanno al paganesimo. Ad esempio, esiste in Iraq, esistono la minoranza degli Yazidi, gli adoratori del diavolo. Esistono ad esempio delle minoranze tipo anche i Maroniti nel Libano, no, i Maroniti, i Drusi. Esistono ad esempio in Siria gli Alawiti, che sono altre, che hanno, sono religioni musulmane, che hanno avuto la necessità di essere diverse dall'Islam per recuperare le tracce appunto di paganesimo. Infatti, ad esempio, un'opera che noi facciamo proprio per cercare anche il contatto con queste minoranze religiose che sono sopravvissute nonostante tutto. Ciao. Siccome mi sono in ascolto, sono da Mestre. Sì. E giovedì passato avevi parlato di sogni, vero? Sì. Ecco. Vi sento piangere. Sì, sì. Ecco. Non so. Non può darsi mia a spiegarmi un sogno. Io se vuoi ti do qualche spiegazione, però noi non facciamo interpretazione dei sogni. Sì, no, ma so che vi spiega giovedì qualche cosa, cose che vuol dire, insomma. Posso darti le mie impressioni, va bene? Sì, posso dire una cosa breve. Sì. Mi 2 anni che manca mia mamma e mi sogno sempre che ho il letto con me, che dice che era freddo, che vado a riscaldarla. Ecco, questo. Bene. E mi sveglio sempre con terrore. Allora, fai una cosa. Quando sogni tua madre, dai 2 bei calci. Perché probabilmente tua madre ha tentato di renderti dipendente. Ho capito. E merita qualche calcione, probabilmente. Questo è l'unico consiglio che ti posso dare. Perché mi avevo sempre paura di mia mamma. Immagino, ho capito questo. Ecco. Devi imparare a prenderla a calci. Va bene. Prego. Grazie, sa. Scusi? No, niente, nessun problema. È che noi non facciamo l'interpretazione dei sogni, però è problematico chiedere la spiegazione. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao. Allora, è arrivato Mario. Ci lascia qualche minuto, non c'è problema. Insomma. In tempo. Sì, c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì?
chiede Franco, per favore. No, dovrebbe chiamare l'altro numero. Giorno. Pronto? Sì. L'altro numero. L'altro. 700. Pronto. 777. Sì. Speriamo che abbia capito. Comunque ci deve essere una telefonata. No. Niente. Sì, beh. Sì, ci sono alcuni ascoltatori che logicamente avrebbero bisogno di spiegazioni più lunghe alle loro domande, perché hanno posto delle domande molto interessanti. Esiste una cosa che è fondamentale, che volevo rispondere anche a Flavio. Il discorso della colpa. Lui dice che non è possibile attribuire alcune intenzioni che noi facciamo al monoteismo. Questa è un'astuzia, nel senso di dire il monoteismo cristiano lo salviamo, l'errore lo andiamo sempre a attribuire alle persone. E in questa maniera noi permettiamo che una struttura di dominio possa perpetrarsi nei secoli e resta a condizionare le persone, perché non attribuiamo mai l'errore o il danno alla religione stessa, ma lo andiamo a attribuire ai suoi esecutori. La cosa non è così, gli esecutori hanno sempre agito e hanno sempre agito per nome della divinità e rappresentano la divinità. Buongiorno. Ti aiuto a linea o cosa? Che prima mi ha risposto ma non risponde nessuno. Cerca Franco, no? Buongiorno. Buongiorno. Sta cercando Franco? Deve telefonare all'altro numero. Qual numero? 700-777. 700? 777. Risulta sempre occupato. Provi ancora. Insista. Sì, allora proseguiamo col discorso. Difatti alcuni autori, cito ad esempio Spengler, diceva che i teologi sono il figaro del cristianesimo, cioè intervengono in qualsiasi momento per tappare qualsiasi falla che si possa presentare, proprio per servire in maniera proprio stupida e schiava una divinità che è tirannica. Dico, ma noi dobbiamo sempre capire che quello che avviene non avviene perché le persone sbagliano nel monoteismo, sbagliano perché la loro divinità è errata, anche perché la loro divinità, essendo esterna, può essere sempre salvata. Sì, sì. Ultimissima, brevissima. Pronto? Ciao Marco, se puoi essere brevissimo, volevo dire se avete sentito l'altra settimana il Papa dire che non ci sarà un altro diluvio bis. Sì, infatti gli ha telefonato Dio. Insomma, non è che volevo metterla così. No, ma voglio dire, siccome nei testi sacri è scritto che Dio ha detto sì. che si è pentito, cioè sì. Si è pentito, ha mandato quella volta il diluvio e poi ha detto certo. Che non lo manderà più. Però volevo solo far notare una cosa, che Dio aveva mandato il diluvio perché si era pentito di aver creato l'uomo. È vero sì o no? Almeno da quello che risulta dai testi sacri. Sì. E allora dico, non è che è cambiato molto, no? Quindi... Dio che presentano i cristiani come amore, insomma, e poi lo troviamo scritto almeno nel modo in cui agisce, in un modo che è abbastanza contraddittorio, no? Certo. E adesso come fa a sapere il Papa che Dio non manderà più, perché è scritto anche lì nei testi? Allora sai cosa pensavo? Che siccome adesso i geologi e anche gli scienziati hanno previsto che innalzandosi di qualche mezzo grado, un grado, il clima medio della Terra... C'è una crepa grossissima, non so se è il polo sud, credo. Sì, polo sud, sì. Che se per caso si stacca con tutta quella massa di ghiaccio e poi si scioglie, diciamo probabilmente il livello di mare è destinato ad alzarsi, no? Infatti. Ecco, e allora probabilmente tantissime città andranno sotto acqua, ecco, è quello che probabilmente loro si distaccheranno dal fatto che se no, insomma, la gente poi se la prende con Dio, no? Che è Dio che manda il diluvio. Infatti. È tutto qua, ecco, volevo sapere se anche voi avete... Sì, abbiamo sentito la notizia. Sentito. Probabilmente Dio si è trovato un idraulico e ha tappato alcune falle che aveva. Purtroppo queste falle non sono solo sull'acqua, ma le ha soprattutto sulla sua testa, sulle sue idee. Bisogna appunto tappare le falle che sono nella testa di queste persone. Ancora una volta mi sembra che Dio è una cosa loro e anche i testi sacri lo stesso, insomma, sì, loro li tirano come il chewing gum, seconda di come gli va bene, però noi non siamo... assolutamente mai autorizzati né a mettere in discussione né a fare critiche alla parola di Dio. Vabbè, vi saluto. Ciao, grazie Marco. Non prendiamo più telefonate, chiaramente abbiamo finito. Mario è qui che preme le spalle, ci sta per bastonare con una...